Allora, buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo webinar del venerdì. E oggi vi parliamo del CTI e in particolare dell'Operator Panel, del Queue Manager e dell'App Mobile. Ora, do la parola subito a Francesco che inizierà a parlarvi del CTI. Sentite bene l'audio? Possiamo andare avanti? Rispondetemi un attimo in chat. Molto bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Sono Francesco e andiamo a incominciare questo webinar. Allora, come già detto dal mio collega Stefano, in questo webinar parleremo del CTI e delle applicazioni più moderne a sua disposizione, partendo però dagli aspetti più semplici. Incominciamo quindi. Ok, perfetto. Con un breve riepilogo su che cos'è NetCTI. Ricordiamo che NetCTI è un'applicazione web che consente di poter visualizzare e controllare in maniera completa e in tempo reale tutto il sistema telefonico della vostra azienda. Questo avviene attraverso una semplice e intuitiva interfaccia web. In primo luogo, quindi, c'è la possibilità, direttamente dal proprio PC, di gestire le proprie chiamate. E in più si può avere la visualizzazione completa di tutte le altre chiamate in corso. Questo sempre ovviamente se l'utente ha avuto il permesso, ma è una cosa che vedremo in seguito. Oltre a questa, che è lo scopo di base per cui nasce il CTI, vi sono numerose funzioni avanzate. Gestione delle code, post operatore, rubrica, fuori orario, supervisore code, che sono tutte le funzionalità che andremo a vedere adesso dopo questa breve introduzione. Allora, scusate un secondo, ci dicono che l'audio è un po' basso, vediamo se riusciamo ad aumentarlo. Prova, prova. Così va Che mi meglio? dite? Mi date un feedback un attimo in chat? Molto bene. Allora, Perfetto. scusate l'interruzione, ridò la parola a Francesco. Via. Allora, eccoci qua. Questa è l'interfaccia del CTI. Ve ne diamo una prima immagine, immagino che poi molti di voi già la conoscano, se l'abbiano più o meno familiare. La prima cosa che bisogna tenere presente, che è molto importante, è che NetCTI è totalmente rivolto all'utente finale. A differenza, ad esempio, del wizard di NetVoice, che solitamente viene usato solo dall'amministratore di sistema, NetCTI è un'interfaccia pensata direttamente per l'uso da parte dell'utente finale. Non solo, ma è di fatto l'unico punto visibile di contatto con NetVoice da parte dell'utente finale. Quindi è molto importante conoscerne le varie funzionalità, da quelle base fino alle più avanzate, in modo da poterlo configurare opportunamente. Vedremo anche che si può scegliere quali funzionalità mostrare e quali funzionalità nascondere all'utente, a seconda appunto di quali sono le esigenze del cliente. Per prima cosa ricordiamo che l'accesso al CTI, che è appunto un pannello web, avviene tramite gli utenti di sistema NetServer, che quindi sono già stati configurati sulla base utenti scelta sulla vostra macchina. È
È importante ricordare che affinché un utente qualsiasi possa accedere al CTI, nel Wizard NetVoice bisogna ricordarsi di associargli un profilo. Su Wizard sono già presenti 3 profili standard, ciascuno di questi può essere personalizzato, e inoltre è possibile crearne di nuovi. Questo è importante appunto per trovare la miglior configurazione possibile sulla base delle esigenze del cliente. Infatti appunto è molto importante determinare cosa ciascun utente potrà fare sul CTI, e questo lo si fa tramite i profili. Vi sono poi 2 modalità diverse di utilizzo del NetCTI, e questo a seconda dei dispositivi che ciascun utente utilizza. Si può infatti usare in modalità click to call, il che sostanzialmente significa controllare il proprio telefono fisico tramite l'interfaccia web. L'utente deve quindi disporre di un telefono fisico da cui poi verranno fisicamente effettuate le chiamate. Il telefono però verrà controllato tramite il CTI, quindi tramite il CTI si sceglierà di effettuare la chiamata, chi chiamare, di terminarla, di guardare la rubrica, eccetera. L'altra modalità di utilizzo è invece quella tramite il WebRTC. WebRTC che è a tutti gli effetti un softphone, come potrebbe essere Zoe per esempio, e quindi viene gestito internamente sul proprio PC, senza coinvolgere il telefono fisico che potrebbe anche non esserci. Per cui non è neanche più necessario dotare ogni utente di un telefono fisico, perché si può anche utilizzare questa soluzione. La prima domanda è quindi quale device l'utente sta utilizzando e come sapere se è registrato. In alto a destra, di fianco al proprio nome utente, si può vedere in questa icona qual è il device che si sta utilizzando. Ci sarà questa icona rappresentante un telefono fisico, se appunto si usa un telefono fisso, quindi con modalità click to call, oppure le cuffie per la modalità WebRTC. Cliccando qui, su questa icona, verrà mostrata la lista dei device dell'utente, ciascuno con la relativa extension indicata, e si potrà quindi scegliere quale utilizzare, ed è inoltre molto importante guardare al fatto se l'icona del dispositivo è colorata di verde oppure no, perché se è colorata di verde indica che quell'extension è attualmente registrata. Per cui in caso di problemi al CTI una primissima cosa è controllare se l'utente che ha fatto l'accesso ha l'icona del suo dispositivo in verde oppure no, perché potrebbe comunque accedere al CTI ma senza device registrato. Sempre in questa sezione, cliccando sul nome utente, ogni utente ha la possibilità di impostare la propria presence, che sarà visibile a tutti gli altri interni. Quindi può impostare, oltre al disponibile, che è lo stato di default, il non disturbare, che equivale al DND, la possibilità di inoltrare la chiamata verso un numero predefinito, scegliendo inoltre si può scegliere verso quale numero inoltrare la chiamata, oppure l'opzione cellulare, che prevede che nel Wizard NetVoice, configurando l'utente, nella sezione appunto configurazioni, sia stato associato all'utente un numero di cellulare che è insomma il suo personale. Così facendo l'utente, scegliendo l'opzione cellulare, potrà direttamente redirezionare tutte le chiamate sul suo cellulare. Dallo stesso menu, quindi poco più sotto, si accede alla parte impostazioni, che ha alcune impostazioni generali. Tra queste ci sono le impostazioni generiche riguardanti alcuni aspetti dell'utente, immagine del profilo, notifiche desktop quando arrivano le chiamate, questa è una funzionalità molto utile, notifiche in chat nel caso la chat sia abilitata e lo vedremo dopo, suoneria della chiamata e possibilità anche di impostare in automatico il non disturbare quando si esce dal CTI e di toglierlo automaticamente quando si rientra. Vi è poi la possibilità di impostare come visualizzare le schede cliente che anche queste possono essere configurate tramite il Wizard di NetVoice, e integrandosi anche con fonti esterne, e c'è quindi la possibilità di scegliere se e quando mostrare le schede cliente. Ad esempio può essere utile all'arrivo di una chiamata, come impostato in questo modo, conoscere l'identità del cliente o le ultime chiamate che ha fatto, o se ci sono degli eventuali insoluti, più insomma altre schede che ciascuno di voi può impostare in maniera autonoma.
Da ultimo vi sono le opzioni in questa sezione relative alla parte delle code, che poi vedremo successivamente. Però c'è già la possibilità di far sì che l'utente esca da ogni coda automaticamente quando lascia l'app del CTI e anche che entri in tutte le code automaticamente nel momento in cui fa login sull'app o comunque apre il browser e apre la tab relativa all'app. In più, c'è la possibilità di scegliere ogni quanto aggiornare l'elenco delle chiamate perse sulle code, anche questo lo vedremo poi dopo nel dettaglio, e quante chiamate perse far vedere, cioè in questo modo si vedranno soltanto le chiamate perse nelle ultime 8 ore, ma c'è la possibilità di aumentare o diminuire questo intervallo. Tornando alla schermata principale del CTI, vediamo che la suddivisione è fondamentalmente su queste 4 tab, operatori, code, rubrica e storico. Operatori è il tab che viene mostrato al login e su cui adesso andiamo a entrare un po' più nel dettaglio. Per prima cosa è possibile e anzi consigliato suddividere gli utenti della propria organizzazione, soprattutto nel caso in cui siano aziende grosse, per gruppi. Questa è la divisione in gruppi, in modo tale da avere un ordine sul proprio pannello, e anche questo dipende dalla configurazione che l'amministratore ha fatto nel wizard, nel senso che nel wizard si può creare dei gruppi a piacere e ad ogni utente nella stessa sezione, cioè quella delle configurazioni, in cui si associa il profilo, si può anche scegliere di associare uno o più gruppi. Non è necessario che l'utente faccia parte esclusivamente di un gruppo, può essere un utente che fa ad esempio sia assistenza sia sviluppo ed essere quindi presente in entrambi i tab. È molto facile ovviamente avviare chiamate, ad esempio qui vediamo una chiamata fatta verso un altro degli interni, è sufficiente cliccare sul pulsante libero per avviare la chiamata. Nel momento in cui la chiamata è stata risposta e quindi la comunicazione è instaurata, compare questo box a fondo pagina, che poi vedremo nel dettaglio, che mostra varie opzioni che si possono fare sulla chiamata. Ad esempio, oltre al chiudere la chiamata, vediamo il simbolo qua di fianco del maggiore, che indica che è una chiamata in uscita, viceversa se avrebbe il simbolo nell'altro senso se fosse una chiamata in entrata. E poi vediamo in particolare il simbolo per far partire la conference. Questo secondo pulsante è quello molto utile per cambiare il dispositivo nel caso in cui l'utente abbia risposto alla chiamata, ad esempio come in questo caso tramite il WebRTC, e vuole fare in modo di continuare la conversazione usando il telefono fisico, è sufficiente premere lì e scegliere a quale dispositivo passare la propria chiamata. C'è il menu del trasferimento in cui si può indicare verso quale interno trasferire la chiamata e se fare un trasferimento cieco oppure consultativo. Poi qui su in alto a destra vediamo anche gli esempi in cui si può mettere la chiamata in muto. L'ultimo simbolo è quello relativo al tastierino numerico. C'è la possibilità, appunto, come già detto, di mettere in pausa una chiamata, cosa che sarà visibile poi a tutti gli utenti del CTI, nel senso che ciascun utente vedrà che la chiamata attualmente è stata messa in pausa. Altra cosa molto importante, se l'utente ha avuto questo permesso nei profili, e qui appunto diventa molto importante l'azione svolta dall'amministratore per gestire questi permessi avanzati, un utente avrà modo di effettuare operazioni sulle chiamate di altri. In questo caso vediamo il pannello del CTI di un utente che non è coinvolto in nessuna chiamata, che però vede una chiamata tra questi due interni, e cliccando sulla freccina rossa di fianco allo stato dell'interno, ha la possibilità di andare lui stesso a chiudere la conversazione tra i due interni, oppure di spiare la conversazione, il che vuol dire ascoltare l'audio ma senza poter parlare, intromettersi, cioè entrare anche lui in chiamata con possibilità anche quindi di parlare, e la possibilità anche di registrare la chiamata. Sempre nel tab operatori e solo dal tab operatori si ha accesso a queste due ulteriori schermate, che sono la sezione delle linee
è quella dei parcheggi. Cliccando infatti su linee si ha subito una visione d'insieme dello stato delle linee del centralino. Per cui in ogni riquadro troviamo un fascio e vediamo le varie chiamate che in questo momento sono in corso. Questo per esempio è un fascio VoIP su cui sono in corso 3 chiamate. Per ciascuna si può monitorare chiamante, chiamato e il tempo. L'altro tab a cui facevo riferimento è il tab dei parcheggi, perché appunto sempre dal pulsante di gestione della chiamata che andiamo un attimo a riprendere, cliccando sulla P si ha la possibilità di parcheggiare una chiamata. Questo vuol dire che la chiamata per 5 minuti verrà mantenuta in attesa e verrà messa in uno di questi slot disponibili. La scelta la fa direttamente il sistema, ovviamente andando in ordine. Da qui ciascun utente, sia chi ha parcheggiato la chiamata, sia qualunque altro, potrà prendere la chiamata. Questo è molto utile nel caso in cui un utente non possa immediatamente rispondere a una chiamata che magari gli deve essere trasferita, per cui può temporaneamente lasciarla in parcheggio. Ricordo da ultimo, prima di passare poi la parola al mio collega che vi spiegherà le altre funzionalità del CTI, che in questa sezione di destra trovate anche la chat. La chat è una funzionalità integrata nel CTI e che offre appunto la possibilità di avere una semplice chat interna. Si basa su alcuni requisiti che poi dopo trovate esposti nella documentazione. E anche qui ciascun utente potrà impostare il suo stato e utilizzarla se necessario. E da ultimo il tab delle ultime chiamate dell'utente. Passo la parola al mio collega Marco che continua la descrizione delle funzionalità del CTI. Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Allora, come diceva Francesco, continuiamo illustrando il pannello di visualizzazione per le code dell'agente. Che cos'è questo pannello? È un'interfaccia utente che consente quindi di visualizzare da parte dell'utente lo stato delle proprie code e quindi l'agente che si trova in coda ha la possibilità di vedere una panoramica generale delle code su cui è stato inserito in fase di configurazione. Gli dà la possibilità quindi, dà la possibilità all'agente questo pannello di fare login, logout e di gestire anche i momenti di pausa delle code. Inoltre dà un'indicazione sulle chiamate in attesa della singola coda e sulle chiamate perse. Per consentire agli utenti di poter visualizzare questo pannello all'interno dell'interfaccia del NetCTI, bisogna abilitare i permessi all'interno del profilo in fase di configurazione del wizard. E vediamo che i permessi da abilitare sono permesso per il pannello agente di coda generico e poi per il pannello agente di coda avanzato e per le chiamate perse nelle code, se vogliamo visualizzare anche le chiamate perse. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Questa è appunto la visualizzazione che abbiamo cliccando sul tab code. Vediamo che questo tab può essere diviso in due parti principali. La parte superiore, che costituisce, diciamo, che è costituita da una serie di switch, tanti quante sono le code in cui l'agente è stato inserito, e che danno la possibilità quindi di decidere su quali code vogliamo visualizzare le chiamate non gestite piuttosto che quelle gestite o la lista di tutte le chiamate. E poi abbiamo la parte inferiore in cui ci sono in cui c'è un tab per ogni coda in cui l'utente è stato inserito. Da questi tab vediamo che informazioni possiamo tirare fuori. Innanzitutto capiamo come l'agente è stato configurato all'interno della coda. Ad esempio, se l'agente è stato configurato come un agente statico, vedremo una
piccola icona che raffigura un cubo, quindi la gente in questo caso avrà solamente la possibilità di mettersi in pausa all'interno della coda, quindi non avrà la possibilità di fare login perché è sempre loggato in coda. Che altre informazioni possiamo trovare in questo tab? Sono le informazioni che si trovano nella parte più alta e ci danno informazioni su il numero delle chiamate presenti, il numero delle chiamate totali presenti nella coda, il numero delle chiamate in pausa o in attesa in sostanza nella coda, il numero di chiamate connesse e il numero di operatori collegati nella coda stessa. Per gli agenti dinamici invece abbiamo una visualizzazione differente, per cui abbiamo questo piccolo flash, diciamo, vicino al nome dell'utente, che sta ad indicare appunto che l'agente è un agente dinamico ed ha la possibilità quindi di fare login e logout dalla coda stessa, oltre che a mettersi in pausa. Mettersi in pausa ed ha quindi la possibilità di decidere tre stati di pausa: pausa per pausa pranzo, pausa per emergenza e pausa per back-end, per attività di back-end. Questo genere di scelta va ad influire su quello che sono le informazioni delle statistiche delle code, quindi va ad inserire all'interno delle statistiche delle code la motivazione per cui l'operatore si è messo in coda e quindi facilita poi a chi è amministratore un'analisi da questo punto di vista. Che altre informazioni possiamo tirare fuori da questo tab? Abbiamo informazioni sulle chiamate in attesa e sulle chiamate connesse. Ci sono questi due riquadri in cui possiamo vedere le chiamate attualmente in coda, la posizione della chiamata e da quanto tempo la chiamata è in attesa. Mentre nel riquadro inferiore abbiamo tutte le chiamate connesse e quindi abbiamo il nome del chiamante piuttosto che il numero, il nome dell'agente che ha preso la chiamata e la durata della chiamata stessa. Passiamo adesso alla visualizzazione delle chiamate, della lista chiamate delle code, che si trova nella parte superiore di questa tab. E come dicevamo prima, abbiamo uno switch per ogni coda visualizzata e in questo modo, attivando tutti gli switch, abbiamo la visualizzazione di tutte le chiamate, di tutte le code e quindi abbiamo la possibilità nel tab tutto di visualizzare tutte le chiamate. Ad esempio possiamo vedere che la prima chiamata è entrata sulla coda 402 dall'azienda X il numero chiamante e che è stata gestita in questo caso. In questo caso abbiamo solo chiamate gestite nella lista e abbiamo solamente quindi una differenziazione per quello che riguarda la coda su cui è stata gestita la chiamata e ovviamente sulla numerazione chiamante. Se invece volessimo visualizzare solamente le chiamate non gestite dalle code, abbiamo la possibilità di selezionare il tab non gestite che appunto ci consente una visualizzazione delle chiamate non gestite dalle code e dell'esito e quindi della motivazione perché la chiamata non è stata gestita, del perché la chiamata non è stata gestita. In questo caso abbiamo una chiamata che non è stata gestita per abbandono, per cui l'utente che ha chiamato, quindi il chiamante, ha chiuso la chiamata prima di superare il livello di servizio configurato all'interno della coda stessa. Mentre le altre due chiamate vediamo che sono appunto non sono state gestite per timeout. Passiamo adesso al tab relativo alla rubrica. Dal NetCTI possiamo appunto gestire la rubrica del sistema questa rubrica ci permette appunto di avere tutti i contatti consultabili in una singola interfaccia. Ci dà inoltre la possibilità di gestire i contatti privati e pubblici e quindi di fare in modo di avere una rubrica personale di aggiungere anche contatti, se ne abbiamo i permessi, alla rubrica pubblica che è consultabile da tutti gli utenti. Consente la visualizzazione, quindi la ricerca veloce, di tutti i contatti presenti nella rubrica centralizzata del NetServer. Come facciamo ad abilitare la visualizzazione della rubrica all'interno del pannello del NetCTI? Basta farlo dal tab utenti profili, in fase di configurazione del NetVoice nel Wizard, e abilitare quindi il permesso nel profilo utente della rubrica e di rubrica avanzata.
come possiamo vedere. Come viene visualizzata la rubrica all'interno del NetCTI? Abbiamo una più possibilità per la visualizzazione della rubrica. La prima possibilità è quella della visualizzazione per persona, quindi ogni contatto viene visualizzato come diciamo, entità a sé stante ed è ricercabile nella sezione, appunto nella barra di ricerca in alto, e possiamo cercare per nome utente, quindi. Quindi abbiamo un listato di tutti i contatti che vengono visualizzati e se effettuiamo una ricerca abbiamo il risultato direttamente visibile a video. Poi abbiamo una visualizzazione per azienda che ci consente quindi di fare una ricerca per nome azienda e la visualizzazione in questo caso cambia un po', nel senso che abbiamo nella parte sinistra dei tab abbiamo il nome dell'azienda e i contatti e le informazioni principali riguardanti l'azienda stessa, mentre nella parte a destra abbiamo tutti i contatti riferiti a quell'azienda. Se si, diciamo, a colpo d'occhio possiamo anche avere una visualizzazione di quella che è il tipo di rubrica che, su cui è stato inserito il contatto. Quindi se abbiamo l'icona, questa icona mostrata dalla freccia, questo contatto sarà stato inserito nella rubrica del NetCTI, mentre se abbiamo una nuvoletta il contatto proviene dalla rubrica centralizzata del NetServer. La rubrica centralizzata nel NetServer, ricordiamo che può essere popolata anche da fonti esterne e attraverso degli script che ne consentono la, diciamo, che consentono l'inserimento dei contatti. Come aggiungere un contatto? Sempre dall'interfaccia della rubrica è possibile, appunto, tramite il pulsante in alto a destra inserire i contatti in rubrica e una volta cliccato il pulsante abbiamo la possibilità di popolare i campi dell'anagrafica utente, che ovviamente sono tutti quelli che potete vedere a video, quindi comprendono contatti relativi all'azienda, al nome, piuttosto che al numero di telefono di cellulare e il numero di telefono fisso, e si ha la possibilità di decidere se il contatto che stiamo creando è un contatto pubblico o un contatto privato. Nel caso in cui sia un contatto pubblico, abbiamo la visualizzazione di questo contatto da parte di tutti gli utenti del NetVoice che ovviamente hanno accesso alla rubrica tramite i permessi nei profili. Se è un contatto privato, invece, sarà visualizzabile solamente all'utente che lo sta creando. Inoltre, nella rubrica abbiamo la possibilità di scegliere alcuni contatti e definirli come preferiti. Questi contatti, per rendere preferiti i contatti, basterà accedere alle impostazioni del contatto e cliccare appunto sull'icona della stella, che ci consentirà di avere nel tab a destra del pannello del NetCTI l'aggiunta di una riga relativa a quel contatto. E quindi ogni volta per poter contattare questo numero, questo contatto in rubrica, non dovremo effettuare una ricerca, ma potremo direttamente cliccare sull'icona e avviare la chiamata. Passiamo adesso alla funzionalità di fuori orario presente sul NetCTI. Il fuori orario che cos'è? È un'interfaccia utente che ci consente di gestire parte o tutte le parte delle rotte o tutte in ingresso e di fare in modo che si possa riprodurre un annuncio e quindi dà anche la possibilità di redirigere la chiamata in ingresso verso una voicemail o verso altre numerazioni. A chi è dedicata? È un'interfaccia dedicata ai clienti che vogliono la possibilità di gestire in autonomia la registrazione dei messaggi di chiusura o l'attivazione piuttosto di fuori orario per un certo lasso di tempo. Per poter consentire la gestione della funzionalità bisogna abilitare i permessi nel profilo utente,
e come abbiamo detto per le altre funzionalità bisogna andare sempre in fase di configurazione nel profilo assegnato all'utente CTI e abilitargli i permessi di fuori orario avanzato e admin off hour. I due permessi ovviamente consentono, il fuori orario avanzato consente di gestire solamente le rotte dedicate all'utente, mentre l'admin off hour potrà gestire anche le rotte che non sono dedicate all'utente CTI che si sta loggando. Per poter accedere al pannello del fuori orario basta cliccare sull'icona in alto a sinistra, mostrata dalla freccia, e si accederà a questa interfaccia che è composta, diciamo, da due parti principali, la parte relativa alle rotte e la parte relativa agli annunci. Nella parte relativa alle rotte potremo attivare o disattivare il fuori orario e fare in modo di decidere, vedremo come tra poco, di decidere quale dovrà essere la destinazione alternativa della rotta in ingresso. Mentre nella tab annunci abbiamo la possibilità di gestire tutti gli annunci che andremo ad utilizzare all'interno delle rotte per il fuori orario. Quindi avremo la possibilità di caricare un annuncio, oppure di caricare un annuncio tramite file direttamente dal nostro PC, oppure di registrare tramite chiamata effettuata al device dell'utente che lo sta facendo l'annuncio. Quindi cliccando su registra annuncio sarà effettuata una chiamata in tempo reale all'utente che avrà modo di registrare il nuovo annuncio. In fase di salvataggio l'utente avrà la possibilità di decidere se l'annuncio che ha registrato o che ha caricato è un annuncio di tipo privato o pubblico. Quindi se è un annuncio di tipo privato potrà essere gestito solamente dall'utente che l'ha caricato. Se è un annuncio di tipo pubblico potrà essere gestito da tutti gli utenti che hanno il permesso di fuori orario, di gestione del fuori orario. Per l'attivazione del fuori orario torniamo appunto nel tab relativo alle rotte e cliccando appunto sull'icona relativa alla rotta accediamo all'anagrafica del fuori orario per la rotta stessa e abbiamo la possibilità di decidere se il fuori orario deve essere sempre attivo oppure se abilitare il fuori orario per un determinato lasso di tempo. Dopo aver deciso diciamo il lasso di tempo per cui vogliamo attivare il fuori orario possiamo decidere la destinazione della rotta in quel determinato lasso di tempo. E abbiamo tre possibilità. Può essere riprodotto un annuncio tra quelli precedentemente caricati nel tab annunci, può essere riprodotto un annuncio più l'invio della chiamata alla casella vocale, oppure possiamo avere una redirezione della chiamata destinazione, anche ad una numerazione esterna, quindi ad un numero di cellulare, ad esempio. Questo torna molto comodo, diciamo questa configurazione del fuori orario torna molto comoda per quelle festività che non sono festività fisse all'interno dell'anno, ad esempio, oppure per una chiusura temporanea delle rotte in ingresso da parte del cliente o dell'utente. Analizziamo adesso un'altra funzionalità che è quella relativa alle sorgenti video. Le sorgenti video consentono la visualizzazione sull'interfaccia del NetCTI di uno streaming video di una telecamera IP. Il vantaggio di questa funzionalità sta nel fatto che possiamo avere accesso al video condiviso da una telecamera senza per forza avere a disposizione un telefono che supporti la chiamata video e quindi potremo anche potremo condividere sull'interfaccia del NetCTI lo streaming video di una telecamera di una qualsiasi telecamera. A questa funzionalità sono collegate delle azioni che possiamo fare rispetto allo streaming video e quindi ad esempio se lo streaming video viene fatto da una interfaccia citofonica possiamo effettuare azioni di apertura porta. Possiamo effettuare uno screenshot dello streaming video in un determinato momento o effettuare una chiamata diretta all'interno del video di citofono, ad esempio.
Per poter abilitare la visualizzazione delle sorgenti video all'interno dell'interfaccia NetCTI, bisogna sempre abilitare il permesso che è presente nel profilo assegnato all'utente, nel wizard di configurazione di NetVoice. Quindi, per effettuare la configurazione delle sorgenti video, accederemo al tab Applicazioni della wizard di NetVoice e accederemo alla sezione Sorgenti video. Effettueremo la creazione di una nuova sorgente video e avremo la possibilità di, appunto, come possiamo vedere dal tab, da questo tab, di scegliere un nome, ovviamente, per la nostra sorgente video. Potremo associare un interno alla nostra sorgente. Dovrà essere ovviamente definito un URL che la sorgente video utilizzerà come riferimento per visualizzare lo streaming video da parte della telecamera. E poi c'è la possibilità di configurare un codice di apertura per effettuare appunto l'azione di apertura di una preporta, ad esempio. Ovviamente dovremo selezionare su quali profili sarà possibile visualizzare la sorgente video e quindi in questo caso abbiamo selezionato tutti i profili presenti di default su NetVoice, ma sarà possibile selezionarne anche altri, anche quelli che saranno creati successivamente. Una volta configurata la sorgente video, avremo la possibilità, sempre da questo tab, di verificare che la sorgente video stia correttamente funzionando e quindi che ci sia la condivisione del video che abbiamo configurato. Come si presenta la sorgente video all'utente? Si presenta in questo modo. Quindi cliccando sull'icona in alto a sinistra, accederemo al tab sorgenti video e visualizzeremo tutte le sorgenti video configurate e avremo la possibilità di effettuare azioni su ognuna di queste. Potremo effettuare screenshot piuttosto che azioni di apriporta, piuttosto che azioni di chiamata verso l'interno associato a questa sorgente video. Guardiamo adesso una funzionalità, diciamo un'applicazione aggiuntiva del NetCTI, che è quella relativa all'OP Panel, il pannello operatore. Che cos'è? Il pannello operatore è un'applicazione che consente ad un operatore di smistare le chiamate in arrivo su una specifica coda. Tipicamente questa funzionalità, questa applicazione viene abilitata per agenti che fanno parte, cioè che sono agenti centralinisti. Questa funzionalità dà la possibilità quindi di monitorare le chiamate in attesa su una singola coda e agevola l'operatore nello smistare la chiamata, quindi nell'assegnare la chiamata ad altri utenti con l'ausilio del drag and drop e consentendogli quindi di inviare la chiamata ad un utente specifico. Ovviamente l'operatore potrà rispondere alla chiamata presente sulla coda se lui è loggato nella coda stessa e inoltre ci sarà la visualizzazione di un pannello di messa in attesa in cui l'operatore che risponde alla chiamata presente nella coda potrà inviare la chiamata, quindi l'operatore potrà mettere la chiamata in attesa e decidere se gestirla di nuovo oppure se con il drag and drop prelevarla dall'attesa e darla ad un altro operatore. Vediamo con un video, diciamo, quello che ho appena detto, insomma. Vediamo adesso che, innanzitutto, il pannello operatore si caratterizza dal tab di sinistra, in cui abbiamo in alto le chiamate in ingresso nella coda che abbiamo deciso di far monitorare all'utente, e in basso abbiamo il tab di chiamate in attesa. Quindi vediamo subito che all'interno della coda c'è una chiamata in attesa, in arrivo da un cliente, e l'operatore riesce a visualizzare questa chiamata in attesa. In questo momento l'operatore può decidere, siccome è loggato in coda, di rispondere direttamente alla chiamata o di assegnare la chiamata ad un altro operatore. In questo caso l'operatore risponderà alla chiamata
e quindi gestirà la chiamata stessa. Una volta che avrà la possibilità di trasferire la chiamata ad un altro utente, potrà farlo attraverso l'ausilio del pulsante presente all'interno del pop-up della chiamata. Vediamo in che modo. In questo caso l'operatore ha deciso di mettere in attesa la chiamata. La chiamata è stata messa in attesa e quindi è stata inserita all'interno del pannello di attesa. In questo momento l'operatore può decidere di riprendere la chiamata attraverso il pulsante di pick up presente nel pannello di attesa, oppure fare drag and drop verso un altro utente, se lo ritiene opportuno. Ecco, vediamo che in questo caso la chiamata è stata trasferita ad un altro utente e l'altro utente è andato in risposta sulla chiamata stessa. Ecco, vediamo che in questo modo la chiamata è stata gestita attraverso l'ausilio del pannello operatore. Passo adesso la parola a Alessandro Polidori che ci spiegherà il Queue Manager. Salve, buon pomeriggio a tutti. Sono Alessandro Polidori e adesso andiamo a vedere insieme che cos'è il Queue Manager. Una breve introduzione. Il Queue Manager è quell'applicazione che viene in aiuto del supervisore delle code. Supervisore delle code che spesso coincide con il responsabile del call center. Perché è responsabile? Supervisore delle code, diciamo che solitamente gestisce un team di persone che sono agenti di alcune code, okay? Che devono rispondere a delle chiamate in ingresso attraverso diverse code. Ecco, quindi il supervisore quello che deve fare è organizzare in maniera precisa i turni di lavoro di questi agenti per fare in modo che ci sia sempre un numero sufficiente di agenti in coda adatto a gestire il flusso di chiamate in ingresso. Ecco che quindi il supervisore delle code giornalmente monitora delle statistiche, analizza dei report quotidiani per capire quali sono le performance del suo team e quindi anche andare ad individuare se ci sono eventuali punti deboli per poi andare ad operare dei cambiamenti, delle azioni atti per cui si possa gestire in maniera efficiente il flusso delle chiamate in ingresso. Questo per raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi e quindi migliorare le performance del proprio team e offrire ai propri clienti un servizio di alta qualità. Quindi il Queue Manager è un'applicazione integrata all'interno di NetCTI che ci consente di gestire in maniera completa, in tempo reale un insieme di code. E quindi gli obiettivi principali sono quelli di offrire un ottimo servizio al cliente finale per avere determinati tempi di risposta. Questa è l'applicazione come si presenta all'interno di NetCTI, appunto, e una volta loggati all'interno dell'applicazione è possibile accedere a tale servizio tramite l'icona in alto, come abbiamo già visto per lo streaming, per lo Fower e altri servizi. Un passo indietro, l'installazione. L'installazione deve essere fatta dal software center tramite l'interfaccia di amministrazione di NetServer. Questo perché non viene installato di default, ma viene selezionato e installato tramite la voce, come possiamo vedere in figura. Successivamente, come per altri servizi, è necessario abilitare il servizio nei profili associati ai vari utenti, ok? E al punto 3, il Queue Manager. Quindi entriamo nel wizard di configurazione, utenti, profili, scorriamo la lista del particolare profilo in cui vogliamo abilitare il Queue Manager e abilitiamo le singole code da mostrare all'interno del servizio. Questo perché, come già detto, il servizio ci consente di amministrare
una o più code che vogliamo, ok? Per tenerlo sotto controllo quotidianamente. Le macro aree in cui si distingue questo servizio sono tre: code, tempo reale e summary. Per le code avremo un pannello che ci consente di visualizzare tutti i dettagli in maniera veramente specifica per la singola coda. Il tempo reale invece ci dà una visualizzazione completa e aggiornata ovviamente in tempo reale, come dice il nome stesso, del sistema complessivo, quindi possiamo fare dei paragoni anche tra le varie code. E il summary è l'ultima macro area che ci fornisce un resoconto giornaliero. Giornaliero perché solitamente diciamo che il supervisore è bene andare ad analizzare questi dati a fine giornata per avere un quadro completo su come hanno lavorato le code, come hanno lavorato gli agenti, eccetera, per poi capire se una certa coda, ad esempio, è stata sottodimensionata o sovradimensionata. Faccio un esempio molto semplice: se ad esempio durante tutta la giornata l'attesa media delle chiamate in ingresso su una certa coda è stata di 5 minuti e abbiamo solo due operatori in coda, sicuramente il giorno dopo andremo ad aggiungere un operatore per smaltire un po' più rapidamente il flusso delle chiamate in ingresso. Ok, adesso andiamo a vedere nello specifico le varie aree. Quindi, sezione code. Come già detto, abbiamo una visualizzazione per coda specifica, ok? Come vediamo, abbiamo diversi tab, uno per ogni coda, scusate, in cui abbiamo per ogni tab anche un contatore delle che indica il numero di chiamate correntemente gestite dalla coda. Ogni tab è poi suddiviso in due sezioni diversificate, uno per vedere i dati relativi alle chiamate e la sezione di destra per gli agenti. Per quanto riguarda le chiamate, quindi, avremo la visualizzazione in tempo reale delle chiamate in attesa e delle chiamate connesse. Connesse sono quelle correntemente gestite da un operatore. Infatti, in questo caso, possiamo vedere che Francesco Pari sta gestendo una chiamata da 2 minuti e 45 secondi. Mentre le chiamate in attesa compariranno nella lista subito sopra quelle connesse, in rosso, con determinate informazioni, quindi qual è il chiamante, la posizione in coda e da quanto è in attesa la chiamata stessa, da quanto tempo. Così ci possiamo fare subito un'idea se la coda sta funzionando bene oppure no. Subito sotto la lista delle chiamate troveremo un altro grafico, che ci mostra l'attesa minima, media e massima, la durata delle chiamate in attesa e delle chiamate connesse. In questo caso, ad esempio, c'è una chiamata la cui durata massima è stata di 1 minuto e 19. Subito sotto abbiamo un altro grafico, in questo caso ci mostra tre sezioni: il numero e la percentuale di chiamate fallite, processate e nulle. Ok? Fallite sono quelle che non hanno ricevuto una risposta e hanno atteso per più di 5 secondi, mentre quelle nulle solitamente non hanno ricevuto ovviamente risposta, ma hanno atteso meno di 5 secondi. Quindi sono quelle solitamente in cui il chiamante si è sbagliato, ha messo giù subito la cornetta, mentre le processate sono quelle correttamente gestite. Una peculiarità di questo grafico è che non è statico, ma è interattivo. Possiamo cliccare su ciascuna sezione per avere un dettaglio, ok? Un dettaglio ulteriore che riguarda solo la sezione delle fallite e delle processate. Il dettaglio ci farà capire anche il motivo del fallimento delle chiamate, per esempio per timeout, per coda piena, perché ad esempio non sono riuscite neanche a entrare in coda per assenza di agenti che magari in quel momento sono usciti dalla coda tutti nello stesso momento, o per altri motivi. Mentre quelle processate possiamo vedere qual è stato il livello di servizio che abbiamo offerto ai nostri clienti, quindi se processate entro un certo livello di servizio oppure superato il quale hanno dovuto attendere un po' di più. Il livello di servizio di default è di 60 secondi, ma è personalizzabile. Quindi questo per quanto riguarda la sezione delle informazioni sulle chiamate relativamente a una singola coda.
la parte di sinistra l'abbiamo vista fino adesso. Quindi la parte di destra ci mostra informazioni, ci permette di operare sui singoli agenti della coda. In che modo? Allora, innanzitutto, come possiamo vedere, abbiamo una serie di contatori che a colpo d'occhio ci dà delle informazioni veloci. Quindi possiamo vedere quanti agenti sono correntemente loggati in coda, quanti fuori, quanti sono in stato di pausa, quanti sono pronti a prendere una chiamata e quanti occupati e via dicendo. Mentre i box sottostanti, come si vede dalla figura, ciascun box rappresenta un agente della coda. Qui abbiamo altre informazioni di stato, quindi lo stato telefonico, ma anche lo stato dell'agente stesso. E in questo caso i colori ci aiutano subito a capire a colpo d'occhio la situazione. Perché, ad esempio, un verde-grigio se è in coda o fuori coda, ma possiamo anche capire, se c'è una chiamata in corso, se la chiamata riguarda la coda oppure no. Ad esempio, blu significa che l'operatore sta gestendo una chiamata che ha attraversato la coda stessa. Arancio, un'altra coda, perché ad esempio lo stesso agente potrebbe gestire chiamate provenienti da code diversificate, oppure se sta facendo ad esempio una chiamata in uscita per motivi personali, sarà colorato di rosso. Quindi a colpo d'occhio abbiamo una situazione completa. Ma non solo in visualizzazione, anche operativamente, perché possiamo anche forzare delle operazioni sull'agente stesso. Quindi il supervisore ha un controllo di un certo livello sull'agente, può farlo uscire dalla coda o rientrare, o anche intromettersi nella conversazione o ascoltarlo, ovviamente abilitando i rispettivi permessi nel profilo. E possiamo anche vedere a colpo d'occhio, insomma, a quali code l'agente appartiene. L'altra sezione del Queue Manager riguarda il tempo reale. Che cosa significa? Questa sezione ci mostra in tempo reale la situazione globale relativa a tutte le code. Questo perché, come abbiamo visto nella sezione precedente, abbiamo una vista molto dettagliata della singola coda. Ma se abbiamo bisogno di comparare o avere un'idea di come stanno lavorando le varie code tra di loro, questa sezione ci aiuta molto perché ci consente di vedere i dati rispettivamente di varie code nella stessa schermata. E quindi anche in questo caso abbiamo una serie di contatori per vedere. Contatori, ovviamente, per esempio, 26 agenti offline mi dice che ci sono 26 agenti non loggati su tutto il sistema, su tutte le code. Mentre per gli altri contatori la stessa cosa, ecco, è sempre relativo all'insieme globale delle code. E anche un insieme di contatori relative sia a chiamate, connesse, totali, eccetera, e agenti. Subito sotto abbiamo un insieme di grafici. In questo caso i grafici sono suddivisi per coda, okay? Perché ci offrono delle statistiche in tempo reale su tutte le code. Quindi ad esempio possiamo vedere a colpo d'occhio per la singola coda il numero totale di chiamate, in attesa, connesse, eccetera, e un insieme di informazioni relative anche agli agenti di quella coda. Ovviamente messe accanto l'una accanto all'altra, in maniera colorata con questi semplici grafici, è possibile vedere se c'è qualcosa subito che non va a colpo d'occhio in una coda piuttosto che in un'altra. Ok, sempre all'interno del servizio tempo reale, sotto le statistiche relative alle code abbiamo un insieme di informazioni relative agli agenti, ok? A tutti gli agenti di tutte le code. E per ogni singolo agente abbiamo delle informazioni raggruppate per coda, come possiamo vedere nell'immagine attuale. Quindi possiamo ancora una volta fare delle azioni sui singoli agenti, ma vedere anche, ad esempio, il timestamp, cioè data e ora dell'ultimo login, ultimo logout, quando si è messo in pausa e il numero di chiamate fatte, ricevute, eccetera. Per quanto riguarda invece l'ultima sezione del Queue Manager, è la sezione denominata Summary. Questa ci offre un resoconto sull'attività giornaliera di agenti e code. Ok? E quindi il supervisore andrà sicuramente ad analizzare queste statistiche a fine giornata. E come possiamo vedere abbiamo per ogni coda
dei grafici che ci mostrano, ad esempio, le chiamate processate, il numero di chiamate processate, la percentuale rispetto al totale di chiamate di quella singola coda. In questo caso possiamo vedere se una coda lavora bene o male rispetto alle altre. Altri grafici ci mostrano altri dettagli, quindi chiamate fallite, invalide, che non hanno ricevuto risposta, e anche la durata delle chiamate, molto significativa, quindi minima, massima e media per ciascuna coda. Ovviamente questi grafici mostrano anche ulteriori dettagli, andandoci sopra col mouse over, avremo un tooltip che ci mostra altri dettagli. Subito sotto questa sezione abbiamo l'ultima parte, che è diciamo anche l'ultima parte della sezione summary, che ci mostra quindi un resoconto sugli agenti. Ok? Quindi a fine giornata andremo a analizzare le performance dei singoli agenti, e qui abbiamo un insieme di informazioni globali dell'agente, quindi relativo a tutte le code, ad esempio come il numero totale di chiamate risposte, e il tempo intercorso dall'ultima chiamata, quanto tempo ha trascorso al telefono, durata minima e massima, eccetera, eccetera, tanti dettagli. E inoltre per ogni agente abbiamo anche dei dettagli relativi alla singola coda, molto importanti perché, ad esempio, possiamo vedere che il tempo totale trascorso in coda dal singolo agente, qua in fondo, comparato anche al tempo che è stato in pausa, quindi ad esempio avremo 15 minuti passati in pausa, e anche la verrà mostrata anche la percentuale del tempo trascorso in pausa relativamente a tutto il tempo in cui l'agente ha lavorato in coda. Quindi avremo dei dati specifici, ad esempio è stato in pausa 15 minuti piuttosto che 14, ma anche dei dati relativi espressi in percentuale, che sono molto più, diciamo, significativi e di immediata rilevanza. Quindi questa è tutta la sezione relativa al queue manager, che quindi aiuta il supervisore delle code. Alcuni approfondimenti possono essere trovati in questo articolo nel blog di Netesis, quindi dove viene spiegata tutta questa sezione in maniera molto dettagliata. E ora lascio la parola al collega Stefano Fancello che vi mostrerà l'app mobile. Allora, eccomi di nuovo. Facciamo una carrellata veloce su come si configura l'app mobile e poi abbiamo un po' di tempo per le domande. Allora, intanto per avere la possibilità di configurare l'app mobile ci sono alcuni prerequisiti. Il centralino dovrà essere raggiungibile dall'esterno, quindi deve essere possibile raggiungerlo da un IP pubblico. Poi dobbiamo configurare l'indirizzo esterno nelle impostazioni SIP di Asterisk, quindi andiamo nell'interfaccia avanzate, quindi in FreeBSD per intenderci, settings, Asterisk SIP settings, e nelle impostazioni del chunk SIP dobbiamo configurare l'external address con l'indirizzo IP esterno del nostro server. Poi nella sezione PJ SIP dobbiamo abilitare il transport su TLS. Questo perché le app che si collegheranno dall'esterno utilizzeranno il TLS come transport, perché la comunicazione sarà cifrata. Poi, per poter visualizzare la rubrica centralizzata dalla nostra app, dovremo aprire la porta 10.389, che è la porta dove si trova, a cui possiamo raggiungere l'istanza di LDAP che ospita la rubrica centralizzata, e questa porta dovrà essere aperta dalla red, perché il default non è aperta solo sulla green. Infine, per configurare l'app del nostro cellulare, il cellulare dovrà essere collegato alla green. Questo è necessario perché altrimenti non è raggiungibile il TFTP, quindi in alternativa possiamo aprire la porta del TFTP dall'indirizzo della rete da cui proviene il cellulare. Normalmente se abbiamo una rete con il wireless sarà sufficiente collegare il wireless al telefono. Allora, l'app
che andiamo adesso a vedere è l'app di GrandStream. Per quest'app abbiamo messo la possibilità di configurarla utilizzando il provisioning. Adesso vi spiego come fare. È possibile anche utilizzare delle altre app, nel senso ci sono diverse app che offrono la funzionalità di soft phone e a mano è possibile configurarle tutte. Vediamo questa di GrandStream perché abbiamo fatto un po' di lavoro per poterla provisionare come fosse un telefono. Allora, quindi sul nostro telefono andiamo ad aprire l'app. Una volta aperta l'applicazione, clicchiamo su impostazioni, che è qui in basso a destra, provisioning settings, e qua dentro come prima cosa dobbiamo cambiare la modalità da cui dovrà prendere la configurazione. Di default è HTTP, noi selezioniamo TFTP. Dopodiché andiamo a cambiare il percorso e al posto del percorso mettiamo l'indirizzo IP della green, che dovrà quindi essere raggiungibile perché, come dicevamo prima, il nostro cellulare dovrà essere sulla green. E dopodiché possiamo cliccare su Start Provisioning. Ora, noi non abbiamo ancora configurato la nostra applicazione. Quindi, se andassimo a vedere nel nostro log, nel Messages, quello che troveremo è che il nostro cellulare ha fatto una richiesta per la configurazione, ma non ha trovato niente, non ha trovato il file. Solo che, quando fa questa richiesta, viene inserito in una lista che ci consente poi di generare la configurazione. Quindi, andiamo su Wizard e facciamo la scansione dei nostri device. Ora, tra i device trovati troveremo anche un device che si chiama CTI App, che vi dice appunto GrandStream Wave, e l'indirizzo MAC del nostro telefono. È lo stesso della richiesta che avevamo nel Messages. Ora, se state configurando più telefoni contemporaneamente, è il caso che vi appuntiate il MAC address di ogni telefono, oppure tenete d'occhio il log Messages in modo che sapete ogni MAC address a che telefono corrisponde. Fatto questo, potete passare su configurazioni e selezionate il vostro utente, che in questo caso sono io. Poi sul campo di destra filtrate i dispositivi scrivendo CTI App. Ora vedremo solo i dispositivi che sono visti come app del CTI. Andiamo a cercare il nostro telefono. Eccolo qua, e clicchiamo su associa Stefano Fancello in questo caso. Clicchiamo su configura dispositivo. Ora, fatto questo, abbiamo generato la configurazione per questa applicazione e abbiamo generato la configurazione per l'utente Stefano Fancello. A questo punto possiamo tornare sulla nostra app e far di nuovo Start Provisioning. Se andiamo a vedere nel Messages, quello che troveremo è che in questo caso la configurazione è stata inviata, quindi la nostra applicazione si è presa la configurazione e andando su account possiamo vedere che effettivamente è registrata. Ora, che funzioni abbiamo? La rubrica, cliccando su LDAP, che è la terza opzione, non so se si vede bene nel vostro schermo, ma è in alto a destra, potete vedere la rubrica centralizzata del NetVoice. Potete utilizzarla per effettuare delle chiamate facendo comparire il numero a chi riceve la chiamata del vostro centralino. Quindi in questo caso io sto facendo una chiamata utilizzando l'app e chi riceve la chiamata effettivamente passa per il centralino, quindi chi riceve la chiamata vedrà la chiamata arrivare dal numero del centralino. Potete ricevere le chiamate da altri interni del centralino, in questo caso c'è Alessandro Polidori che dall'interno 223 mi sta telefonando. E è possibile fare le videochiamate, quindi
in questo screenshot io stavo utilizzando l'applicazione sul cellulare e Alessandro invece stava utilizzando il WebRTC dal CTI. Quindi WebRTC dal CTI e applicazione supportano il video. Quindi, ricapitolando, nell'applicazione da impostazione, provisioning setting, config upgrade via selezionare TFTP, poi inserire l'IP locale del nostro NetVoice in config percorso server, cliccare su start provisioning, poi andate nell'interfaccia di NetVoice 14, effettuate la scansione e assegnate il device trovato all'utente desiderato, poi cliccate di nuovo su start provisioning. Potete sempre vedere nel messages se vengono effettuate delle richieste TFTP, se arrivano queste richieste TFTP al NetVoice e cosa gli viene risposto. Bene, io direi che abbiamo finito e adesso possiamo rispondere a un po' di domande. Come di consueto vi lascio i link alla documentazione alla fine del webinar. E avanti con le domande. Io adesso le leggo per il video. Iniziamo subito da qua. Bisogna anche mettere la rete nelle reti fidate per il provisioning dell'app, giusto? Allora, io come dicevo, uno dei prerequisiti è che l'applicazione sia che il cellulare sia nella stessa green del NetVoice. Però se per esempio il NetVoice si trova su cloud e voi vi state collegando dalla rete dell'azienda, dovrete mettere l'IP della rete, l'IP con cui uscite dalla vostra rete aziendale tra le reti fidate, in modo che sia possibile raggiungere il TFTP che è aperto solo dalla green. Poi, allora, dall'OP panel, gestione code multiple, Ale, vuoi rispondere tu? Sì. Allora, c'è Nicola che chiede nell'OP panel gestione code multiple e mi è sfuggito il trasferimento chiamata ad un altro operatore, funziona solo in maniera blindata? Vai Alessandro. Ok, al momento il post operatore avanzato gestisce una sola coda di ingresso da scegliere attraverso il wizard e una sola coda, diciamo, per parcheggiare momentaneamente, per mettere in attesa le chiamate. È possibile scegliere solo quella di ingresso, mentre il trasferimento di chiamata sì, viene fatto in maniera blindata. Un'altra domanda. Riguardo la rubrica del CTI, volevo sapere se esiste un raggruppamento. Ah, ok. Riguardo la rubrica del CTI, volevo sapere se esiste un raggruppamento per sedi diverse. Ad esempio, aziende con stessa ragione sociale ma indirizzo diverso. Nel caso mancasse, può essere una cosa interessante da sviluppare. Sì, sicuramente. Già Andrea mi fa cenno di sì. E al momento però c'è solo quel raggruppamento che abbiamo visto prima, che ci ha fatto vedere Francesco, credo, no? Sicuramente la prenderemo in considerazione come cosa, no? Come possibile sviluppo futuro. Ok, questo è per l'app. Ok, vai un po'. Allora, se vogliamo usare l'app in mobilità, quindi esternamente, aprendo le porte 5061 più RAID UDP 10.000 20.000, posso usare il provisioning? Allora, il discorso è sempre lo stesso. Per configurare l'app è necessario raggiungere la porta 69, cioè quella del TFTP. Per farlo dobbiamo avere la rete di provenienza fra le reti fidate oppure collegarci alla green. E una volta che l'app prenderà la configurazione, comunque nella configurazione viene messo l'indirizzo esterno che abbiamo configurato, come dicevamo, nelle impostazioni SIP di NetVoice, delle configurazioni avanzate. Quindi l'app raggiunge sempre il NetVoice dall'esterno, perché non avrebbe molto senso utilizzare l'app dall'interno dell'azienda.
però nel momento in cui andiamo a configurarla per poter utilizzare il provisioning è necessario che la richiesta alla porta 69 arrivi da una rete fidata. Quindi la risposta alla tua domanda è puoi usare il provisioning, è l'unico caso d'uso, cioè usare l'app in mobilità è l'unico caso d'uso previsto per l'app, e però sì, è necessario aprire alle reti fidate la connessione quando fai la richiesta del TFTP. Poi, hai detto che la porta 10.039 va aperta dalla RED, solo abilitando la porta dal menu rubrica o caricando parte del Net Security? Allora, devi mettere il servizio RED sui servizi di rete. Rispondi tu. Adesso risponde Andrea. Allora, nei servizi di rete del server hai come servizio il servizio Phonebook JS, che di default lavora sulla rete green. Devi aggiungere come funzionalità anche la rete red, e questo automaticamente apre la rubrica anche all'esterno. Allora, il provisioning dell'app funziona solo per Android o anche per iOS? Al momento solo per Android, per iOS mi hanno riportato che non funziona. Noi l'avevamo testato per una versione più vecchia e funzionava, però al momento mi dicono che per iOS non funziona. Abbiamo un'altra domanda. Summary delle code. Può essere utile averlo per fare statistiche settimanali e mensili? Ho alcuni clienti che me lo chiedono, non so se può essere utile e fattibile. Esatto, al momento è il report delle code che praticamente fa questa funzionalità, quindi ce l'abbiamo già. Ok, passiamo all'altra. Usare il softphone in mobilità non crea troppe vulnerabilità al NetVoice? No. No, perché criptato. Allora, apriamo la porta 5061, che è sì, su TLS, è tutto il traffico, è tutto cifrato. E quindi no, le password degli account SIP sono molto complesse, cioè nella 11 venivano inserite manualmente dall'utente, invece nella 14 vengono generate automaticamente e sono complesse, quindi non è possibile, diciamo, indovinarle, e in più c'è anche fail to ban, quindi in generale non ci sono dei rischi per la sicurezza. L'app mobile permette di utilizzare la rubrica del telefono sfruttando i numeri memorizzati per avere un callback dal centralino, oppure sfrutta solo i contatti della rubrica e le date? Allora, puoi chiamare i contatti del tuo cellulare utilizzando l'app, in questo caso la chiamata arriverà dal centralino. Non è di fatto una callback, perché quello che succede nella comunicazione è che la comunicazione arriva via SIP fino al centralino, poi dopo dal centralino passa sulla linea tradizionale. Quindi non è un callback, però sì, è possibile chiamare i numeri della propria rubrica utilizzando il centralino. Avvicinati al microfono, scusate. In rete si dice che i softphone consumano moltissimo la batteria del cellulare, vi risulta? Non so se qualcuno di voi ha informazioni, rispondete pure in chat. Diciamo che non ha una connessione permanente, la quale richiederebbe un uso, insomma, eccessivo di batteria. Quest'app utilizza il protocollo SIP, quindi consuma di più, diciamo, ovviamente nel momento di utilizzo. Per il resto è come una qualsiasi altra app. Aspettiamo magari qualche secondo se c'è qualche altra domanda. Ah, se il centralino è in cloud, si installa solo il NetVoice senza il NetSecurity. Per l'esposizione dei servizi
Per la mobile non c'è bisogno di firewall. No. Poi, quando mettete un monitor delle code come nel NetWise 11 con una visualizzazione a pallini verdi e rossi come quelle del QMAN, ci stiamo lavorando. È in testing, probabilmente già la prossima settimana, se vuoi puoi vederlo in anteprima. In serio? No, allora sull'app sì, vai. Sull'app sì, possono essere sull'app sono visualizzabili anche gli stati degli altri utenti tramite BLF? Sì, è possibile aggiungere tutti i BLF che vuoi per visualizzare lo stato degli altri utenti. Prima di avere l'app il cellulare mi durava tutta la giornata, con l'app anche in background attiva mi faccio tutta la giornata tranquillamente. Bene, quindi alla domanda di prima possiamo dire che effettivamente l'app in background attiva non aumenta l'utilizzo di batteria. App NetCTI invece può usare WebRTC dal cellulare e se sì, come si comporta con i consumi? No, la vecchia app NetCTI che usava il WebRTC dal cellulare è in dismissione, non va più utilizzata perché il protocollo WebRTC ancora sui device mobile non è tra virgolette stabile. E quindi si è rivelata difficile, cioè più che altro non è questione che non è stabile, è in continua evoluzione e richiede uno sforzo di sviluppo molto, diciamo, rilevante, ma soprattutto deve essere molto frequente perché ovviamente i device mobile sono in continua evoluzione. Per quello in questo momento, nostro malgrado, perché a noi sarebbe piaciuto tantissimo avere un client WebRTC all'interno dell'app mobile, nostro malgrado abbiamo dovuto abbandonare questa strada. Se mi chiamano dal cellulare, si sovrappone alla chiamata SIP? Io non ho mai fatto la prova, non so se voi avete mai fatto la dipende prova. Dipende dai permessi che hai nel tuo telefono. Cioè può andare in sovrapposizione, tipo avviso di chiamata, può chiuderti la chiamata, proprio darti l'occupato o credo basta, quindi le alternative sono queste. Poi, sull'app non c'è un pannello completo di gruppi come nel CTI? Non c'è. L'app è semplicemente un soft phone, quindi non c'è la presenza degli altri utenti. No, non c'è la presa degli altri a BLF, ma non è divisa a gruppi. Bon, se non avete altre domande, direi che possiamo salutarci qua. Buona serata a tutti e adesso il video del webinar verrà pubblicato, vi verrà mandato per email e verrà pubblicato sulla community dei partner. Se avete domande in un secondo momento scrivete pure sulla community dei partner e possiamo continuare la discussione. Buon weekend a tutti! Buon weekend! Buon weekend! Ciao! Ciao.